ostio di 2500 metri rilanciato da Coppa Alleanza ottobre del 2017, negozio molto importante per Coppa Alleanza in quanto presidia un bacino estremamente importante. E all'interno di questo negozio sono stati rilanciati tutti i reparti freschissimi con focus particolare nel mondo dell'ortofrutta, mondo nel quale abbiamo portato tutti i servizi del biologico, sfuso e confezionato, vendita self-service. Abbiamo anche aumentato rispetto all'offerta precedente di 100 casse espositive il mondo dell'ortofrutta. Ortofrutta che è posizionata all'ingresso del Superstore, presenta comunque un'offerta in termini di prestazioni e in termini di prezzi estremamente variegata ed importante, è uno dei reparti cardine del negozio. Eravamo abituati a mettere sempre la frutta in entrata, avevamo questa impostazione, la frutta più bella, la frutta più colorata, ma non consideravamo mai la stagionalità, c'è una stagionalità anche nella verdura, c'è un colore anche nella verdura. Quindi cosa abbiamo pensato? Che in entrata volevamo due corridoi, cioè due blocchi con un corridoio in centro, tentare il cliente con il prodotto stagionale, quindi col prodotto che tendenzialmente dovrebbe essere più buono e più saporito, e dall'altra parte l'idea della convenienza e quindi in entrata frutta e verdura di stagione. Ovviamente gestendo questo tipo di layout abbiamo anche spostato in fondo tutti i prodotti di servizio, tendenzialmente tutto quello che la gente compra e che è un alto vendente, tipo patate, cipolle, e che in realtà sono prodotti che vai a cercare. Partiamo con la stagionalità su entrambi i lati, a seguire il mondo del biologico. Mondo del biologico che presenta un'isola particolare dedicata e ben visibile al nostro socio consumatore, con la presentazione dell'offerta e dello sfuso sulla parte frontale e del prodotto confezionato sulla parte retrostante. Dopo aver ragionato su dove si poteva inserire o meno il biologico sfuso, abbiamo anche ragionato su come poterlo esporre, come dare enfasi, perché la gente, il socio consumatore che entra nel negozio lo deve vedere, deve capirlo subito. E quindi è nata anche il tipo di evidenziazione, di comunicazione che vedete alle nostre spalle, sempre ed è uguale sia per biologico sfuso che confezionato. Quando abbiamo un'isola del biologico che comprende sfuso e confezionato, tendiamo a mettere in entrata ben visibile il prodotto sfuso e dietro il prodotto confezionato. Comunque deve essere sempre ben visibile al centro del reparto, perché non deve essere relegato in fondo. Tutti gli altri servizi accessori, frutta e legumi secchi e quarta e quinta gamma, sono stati posizionati sul lato laterale del reparto ortofrutta, e da lì parte tutta l'offerta del grocery. La zona frutta e legumi secchi è estremamente importante, è un comparto che vede un aumento di crescita, così come il mondo quarta e quinta gamma. Rispetto a prima abbiamo aumentato i metri lineari di 10 metri, proponendo un'offerta estremamente importante, andando ad inserire merceologie come la frutta tagliata a produzione esterna, che in precedenza veniva trattata in maniera saltuaria per effetto di mercato, che non eravamo ancora pronti, e per metri proprio lineari espositivi. Nelle nuove ristrutturazioni, ma comunque in alleanza, sono state date delle indicazioni abbastanza chiare su come gestire il display. Prima dicevamo appunto frutta e verdura, da un lato la frutta, dall'altro lato la verdura, sempre di stagione all'attacco, ma anche su come disporre all'interno dei vari blocchi frutta e verdura sono state date indicazioni. La scelta fatta è stata quella di dare al consumatore tutta l'intera categoria insieme. Parliamo di categoria, facciamo un esempio. Esempio mele. No, una volta si tendeva a mischiare o colori oppure sfuso diviso dal confezionato per creare un po' di ambientazione, per comunque stuzzicare il cliente sul colore. Abbiamo pensato invece in questo caso alla comodità del cliente, riuscire a dare al cliente la possibilità di leggere bene quello che c'è all'interno della categoria. Il cliente che arriva si trova, esempio,
mela golden sfusa vicino mela golden confezionata, mela golden in vassoio, in maniera che il cliente non debba fare il giro di tutto il reparto per capire che se vuole una mela golden la vuole con un prezzo basso, con un prezzo intermedio, la vuole sfusa, la vuole confezionata, trovi lì tutta la sua scelta. Il reparto, visto il trend che sta avendo nel corso da venire dagli ultimi anni, prevediamo che nei prossimi anni aumentino le vendite di quei prodotti salutari, quindi nel caso dell'ortofrutta biologico, il mondo della quarta e quinta gamma e il mondo della frutta e legumi secchi. Diminuirà purtroppo il consumo dei prodotti sfusi per una modalità di consumo differente dei soci consumatori che cercano un prodotto sempre più pronto all'uso, avendo meno tempo da dedicare nella spesa, quindi dobbiamo farci trovare pronti nel momento giusto con gli assortimenti puntuali e precisi di quei comparti in crescita e non farci superare, come è successo in altre occasioni, da altri competitor. Se ci vediamo tra due anni, ti racconto che sicuramente l'esperienza del biologico verrà estesa, soprattutto quella del biologico sfuso, perché il biologico confezionato, quello è presente su tutti i negozi. E verrà esteso il più possibile, come dicevo prima, dove ci saranno le metrature, dove gli incassi ce lo permetteranno, fermo restando che ci rendiamo conto che comunque non saremo solo gli unici noi a puntarci. Adesso stanno arrivando anche tutte le categorie di discount, quindi da Lidl, che lo stanno potenziando. Prima non lo trattavano, adesso hanno le referenze basiche. Mi aspetto che arrivino anche con un assortimento un po' più completo e quindi probabilmente il mercato potrebbe diventare più difficile, ma noi ci crediamo e continueremo ad estenderlo.